Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Molitecnica Sud. www.molitecnicasud.it. Eccoci! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno Lu! Questo buongiorno con pioggia, con freddo, con l'ombrello, col grigio, l'ombrello. Triste, sì. Ma c'è davvero? Porca miseria! Il termostato della macchina segnava adesso 7 gradi e mezzo. Ditemi voi se è normale. Non si fa così, no, non è così che funziona. Questa è la settimana che anticipa la Santa Pasqua. Cioè siamo a domenica, siamo arrivati. Anzi, no, siamo, questa è la settimana della Santa Pasqua. Questa è la settimana santa e il tempo ce lo sta ricordando tutto. Oggi, come la nuvolona di Fantozzi, pioveva. Onestamente già pioveva, però pioveva in modo moderato e umano. Sì. Esco di casa, 2 passi, diluvio universale, mi sono inzuppata. Per fortuna la Tessina aveva l'impermeabilino rosso, la bambina, quindi si è bagnata solo un po' la testolina. Va bene, buongiorno Lu, tu stai... Buongiorno Nani! Come stai? A parte la cosa del tempo... Così, un po' pisuata perché il tempo aspetta, non mi aspetta, fa... Aspetta, che non mi ricordo pisuato che vuol dire. Pisuata è come l'uvetta passa, l'uvetta pisuata. Ah, è così, un po' così. Sì. Ah, un po' molle, un po' molliccia e grinzosa, ok. Perché hai capito, questo tempo non mi fa andare avanti, non mi fa carburare. No, sono sempre... È come le macchine diesel di un tempo che dovevi scendere, se tu dovevi andare a lavorare... alle 8:30 dovevi scendere perché la macchina diesel io ricordo queste macchine che aveva quel coso arancione che si accende, tu accendevi era il quadro, la candeletta si spegneva, però ricordo queste macchine diesel perché mio padre le ha avute come tante persone, che senti questo rumore dal balcone e tu dentro di te pensavi ma cosa se ne va, e invece no, quello stava riscaldando la macchina, di conseguenza non poteva andare via fin quando non saliva la temperatura, esatto. E la macchina era pronta per scavarsi, diciamo, dalle scatole. È vero, che ricordone, sì. Pazzesco, brava Lu. Va bene, noi siamo un po' sottotono. Sì, vabbè, grazie. Però mo ci riprendiamo. Volevo dire questa cosa, posso? Sì. Allora, ieri sera, mentre navigavo per la piattaforma Prime, ho un'epifania che vi consiglio vivamente di condividere con me. Hanno caricato su Prime tutte le 8 stagioni della sitcom Mom, che è una delle mie sitcom preferite, sempre partorite da quel cervello molto prolifero di Chuck Lorre. Pronunciamo bene perché lo pronunciamo male, poi l'ho sentito dire da uno degli attori, ho detto cacchio, lo dicevo malissimo. Chuck Lorre, che è lo stesso di Big Bang Theory, è una montagna di Two Men and the Half, insomma è uno che scrive roba bellissima. E Mom è una delle mie sitcom preferite e parla della... è tutta incentrata sulla vita di questa mamma single, ex tossica ed ex alcolista, che è interpretata dalla fantastica Anna Faris, che però nell'ultima stagione non c'è. Per intenderci, Anna Faris è la protagonista di tutti gli scary movies, la bionda che però negli scary è... smettila Federico Semplice, madonna che pizza cosmica, era bruna negli scary movies. Ruota intorno, dicevo, questa meravigliosa sitcom ruota intorno alla vita di Hannah Faris, madre single, e di sua madre, la magnifica Alison Janney, che ha vinto vari Tony Awards, che sarebbero l'Oscar degli attori di teatro, del teatro, e anche un Oscar per il suo ruolo di supporto nel film Tonya, di cui protagonista era Margot Robbie, quella topona galattica di Margot Robbie, che è anche una bravissima attrice. E insomma c'è Alison Janney, che è un'altra tossica, ex tossica, ex alcolista, e si sviluppa questa storia davvero bellissima intorno al gruppo di autoaiuto, insomma, degli alcolisti anonimi, dove ci sono, insomma, affioccano questi personaggi straordinari. Insomma, se, come sarà nel weekend di Pasqua, diluvia,
e quindi vi si infrangono tutti i sogni di gloria del weekend di Pasqua, e quindi dell'uscita fuori porta, e avete Prime, vi consiglio vivamente di iniziare a vedere Mom su Prime dalla prima stagione. Riderete molto. Poi diteci se l'avete visto, vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Guarda, ieri quando ho visto che, perché io non facevo altro che dire Madonna Mom, voglio vedere Mom, non la caricano da nessuna parte, ieri per caso faccio serie TV genere sitcom e vedo Mom e io reagisco, tu mi conosci bene, faccio che felicità, le ha svoltato la vita praticamente. Sì, vero, perché... mi ha svoltato il weekend triste di Pasqua, perché pioverà, quindi non potrò manco prendere la moto e bla bla bla. Bene, 080 501 9998, se voleste mai comunicare con noi attraverso la voce o i messaggi scritti, i messaggi vocali, oppure potreste comporre. Niente ragazzi, mi dispiace, lei ha toccato un tasto dolente, perché purtroppo ci è saltata la gita alla foresta di Mercadante e nonché anche la di Monticchio, perché piove, quindi abbiamo svoltato, cioè io però che non sto a dormire sugli allori, non sto a capire né Mom e né papà. Buonasera. Lo sai che Chuck Lorre crisi epilettica, praticamente ho pensato bene di organizzare una gita negli ipermercati dovevamo decidere se andare verso il nord barese o il sud barese, poi abbiamo deciso verso il nord barese, che metti che esce un raggio di sole, è uscito dall'ipermercato, volete fare una passeggiata sul mare, è più vicino. Vabbè, comunque, e quanto costa questo giochetto, mo? Ragazzi, questo giochetto veramente, visto che stiamo andando all'ipermercato, la colazione a sacco ve la fate sempre voi, o se volete mangiare all'ipermercato già, poi oppure potete andare a fare la spesa doc e famila e farvi il panino. Fate la spesa doc e famila e nel frattempo vi portate anche una colomba, perché ovviamente Pasqua è Pasquetta. Comunque, per la modica cifra di 35 euro, ma è tantissimo, la pizzina vuoi mezza da pazzia, però noi offriamo sempre la colazione, mi raccomando. Sì, come sarebbe la colazione che offri tu? Il caffè del termos e la merendina dell'alta. Ma a sto punto andiamo ad Altamura, andiamo a trovare un messaggio, amici di Molitecnica Sud. Buongiorno. Comunque io pagherei anche 50 euro per andare in gita con voi, che sia chiaro. Il menù comunque è oggi a casa mia: patate, riso e carciofi fritti, e la cipolla sponsale, come piace ad Annabella. Madonna! Per il calzone di cipolla. Ciao, un bacio da Graziana. Ciao Graziana, salutami tuo marito. Graziana, li diremo, cioè abbiamo l'indirizzo di Graziana, non ci sa mai, è blindato, perché sa che se andiamo noi, cioè anche se fai quintali di roba, comunque, però potremmo fare un salto a Pitta la Pizza. Sì, volendo anche a Pitta la Pizza. Nel frattempo, abbiamo già detto di in vista, quindi do che famiglia, la Pitta, Molitecnica, abbiamo messo, andiamo in vista e niente, abbiamo completato la... E quindi dicevi, l'album panini. Come sarebbe sta benedetta colazione offerta da noi? Ho detto, la colazione sono il caffè nel termos, che ovviamente faremo con grande amore, tristezza al fischietto, no? E poi le merendine del discount, perché quel costo di meno, io devo andare, già ho 35,90, voglio ma 5 blita, ragazzi. 35,90 è tanto. 35,90 vuoi è mettere? Tanto. Vabbè, allora andate a mangiare un agriturismo e vedete se poi è tanto. Però noi vi intratteniamo poi con tutte le stronzate che diciamo, appunto. Però voglio dire, a ridere forte, fortissimo, e alla fine vi offriremo anche un calice di vino, un tavernel, cioè un calice di vino di una riserva antica. Tu devi anche un po' simulare, ho capito, ma ci distira il tavernello Galassi, cioè non è che le Cristiano Giovelli, è pure il tavernello Galassi, perché c'è solo tavernello, no? È bravissima, niente, però fammi dare il numero 080 501 4668, se volete fare tutte queste cose insieme a noi, se mi volete far truffare da Luigia, con la complicità della sottoscritta, mi sta facendo passare per a me, ma vedete che sa faccio, cioè io la faccio la giornaletta. No, vabbè, secondo non va me bene, tu, non ma va tu bene. Le raccogli prima le quote? No, l'acconto ve lo dovete dare, che schifo. Dovete fermare la poltrona
poltrone del pullman. Ma scusa, che fermare la poltrona? Cioè, e poi noi non andiamo manco sul pullman, ci riusciamo a mangiare la pizza. Manderemo no. un video lo manderemo. Ci stanno le televisioni. Io mi sul voglio pullman. Dissociare un attimo da questa Vabbè, cosa perché l'iniziativa poi non venirmi a chiedere la quota tua, che non avrei una mazza, ma te lo dico, ma vabbè, io non ho parole, cioè poi ci lamentiamo sono delle parolacce. Brava, ci lamentiamo dei soggetti ambigui e truffaldini che stanno in giro ed ecco qua un esempio. Ma almeno dig, cioè, capito? Così la gente cosa fa? La responsabilità di essere gabbato. Ma poi hai sentito la nostra amica che quella pagherà un pucci guanda air per Sanzimanno, cioè dai, tranquilla, ma allora si fa per dire organizza la prossima gita. No, 50 euro sì. sono troppi. Dipende da dove arrivi. Scusa, se io per esempio organizzassi una gita dove? Fuori dalla Puglia, là costa cioè, di più, confine con Altamura e Matera. Basilica. Tra Altamura e Matera. Vabbè, Tiziano, per favore, ci fai vedere un po'. Manda la canzone, Tiziano. Oh, vedi, Tiziano è troppo sul pezzo, ragazzi. Infatti ci manda un pezzone del compianto Lucio Battisti, una giornata uggiosa. Vabbè, mo devo pensare, mo. Ma che colore ha una giornata uggiosa? E cosa, soprattutto che sapore ha una giornata uggiosa? Non lo so, non ho mai assaggiato. Però oggi voglio comunicare ai nostri telespettatori e radioascoltatori una curiosità. Perché sì? Stamattina mentre smanettavo tra una faccenda e l'altra, unito a smanetto, ho visto che mentre noi qua abbiamo la giornata uggiosa, grigia e triste, in Giappone inizia la Nami. Sai cos'è Nami? È molto no, carina, che non è, Nami. Che non è la Nani, è la Nami, che Beh. Sarebbe la fioritura dei ciliegi che colora le strade di rosa. Oh, che meraviglia! Ho visto delle foto che sono bellissime, che danno proprio un senso che di pace. Che bello! E quindi niente, la fioritura dei ciliegi è una vera e propria tradizione per il popolo giapponese, tanto che ci si prepara ad assistervi con largo anticipo studiando i giorni di massima fioritura e i luoghi migliori in cui si può assistere, cioè praticamente è proprio una tradizione. Per assistere a questo evento le famiglie, gli amici, i gruppi di lavoro si riuniscono in parchi o luoghi di aggregazione per stare a festeggiare, bere, mangiare, e a noi ci piace, e stare in buona compagnia. Tutto questo per celebrare uno dei momenti catartici e fugaci dell'anno. Ah, che meraviglia, ma quindi abbiamo fatto imparare una dracosa. No, ma è super Nami, Le foto sono bellissime perché guarda, ci sono dei fiori meravigliosi. Mamma mia, che bello, che bello. Guarda. Ma guarda! Bello. Vabbè, e sono veramente proprio interi viali. Stiamo vedendo sì, una specie di galleria di fiori di ciliegio. Sì, tutti così sono. Ma che meraviglia. Sono proprio belle. Proprio belle. Purtroppo non siamo in Giappone. A me piacerebbe tantissimo andare in Giappone, sai? E mo vediamo. È una terra molto affascinante. Vedi, mo mi hai fatto venire. Però mica potremmo uscire con 50 euro. Cioè, come faccio ad andare in Giappone? Mo vediamo. Vabbè, organizziamo una zatterina. Guarda, Nanni, guarda. Madonna, che spettacolo. Ragazzi, bellissimo, sì, bellissimo. Mamma mia, quanto è bello il Giappone, quanto è bella la natura in realtà, quanto sono belli i ciliegi in fiore. Anche noi qualche sparuto ciliegio in fiore ce l'abbiamo. Sì, ma proprio sparuto a noi, anche perché come esce il frutto subito a Giorgio, non è che poi sparusce subito. Invece volevo fare un appuntino alla WC, a chi gestisce le lampadine dei WC. L'ho fatto pure io, ho detto vi do 5 euro, mi cambiate la lampadina, allora, però non ha funzionato. Varchi la soglia, insomma, l'anticamera del WC's e come mette il secondo passo il WC dei maschietti, dedicato ai maschietti, si illumina a giorno, cioè manco tu ci entri in quello femminile, devi muovere la porta delle donne, devi muovere la porta, io così faccio, per poi essere illuminato da con una luce perpetua. Esatto, praticamente che neanche al cimitero. Però io mentre facevo la mia diuresi poc'anzi riflettevo su questa cosa, ma... e poi ho detto, ma è normale che nel bagno dei maschi si accenda una luce a giorno? Partono le ricerche, scusami, è normale. È come è normale che si accenda il lumino funebre. Noi sappiamo, già noi sappiamo, già sai. Va bene, hai per caso una parola per sì, noi? Sì, Nani, senti, ma stamattina sono stata colpita, sembra la lettura colpita. Delle cose, sono stata colpita da questa perché in realtà non so quanti dicano questa frase, che non so neanche, non è un proverbio, però tu la, vediamo è se tu motto, la conosci, vediamo, motto. Tieda lo scaffo a due fino a quando non ti vengono dispre.
ti devo dare gli schiaffi a due fino a quando non diventano dispari. Non diventeranno mai dispari, quindi lo creperai di mazzate praticamente. Io non sono interdetta, non riesco a trovarne il nesso, però 0805019998 se voleste mai suggerirci una traduzione. Aspetta, 0805014668, ci vuoi due scaffa due a due fino a quando non diventano dispari. Ma forse significa che ti stona così tanto che poi sì, tu cominci a non lo so. Questo non è il significato, ma non lo so. Non però l'ho idea. Trovata, mi ha colpito, mi è piaciuta perché mi piacerebbe. C'è qualcuno a cui io vorrei dare. A me più di qualcuno, sinceramente. Due schiaffe. Facciamo le giustiziere della giustizia. No, era violento quel film, non mi piaceva. Io l'ho visto. Il giustiziere della notte. Hai visto più giustizieri della notte, però. Hai visto l'ultimo, quello interpretato da Bruce Willis? Quello interpretato. È di qualche anno fa. Devo dire che a me Chuck. Forse sì. Com'è che si chiamava lui? Chuck sì. Norris? No, forse quello è un altro. No, non Chuck Norris. Chuck Bronson. Charles Bronson. A me aveva quel poverino, mi dispiace, ma c'aveva una faccia che proprio mi innervosiva da morire. Qua, infatti, io i giustizieri. Ma quello è stato il primo. Quello storico. Però io non li ho visti perché lui forse mi inquietava ed era giusto che mi inquietasse. A proposito, scusate, sono un po' di fatti nostri. Ti ricordi quando ti dissi, quando parlavamo di una giornata di ordinaria follia che tu citassi, io ti dissi c'è stato una specie di, una rilettura oppure un'altra cosa comunque molto simile con Russell Crowe. Si chiama Il giorno sbagliato, è terribile. Vi consiglio, se non l'avete visto. Sulla falsa riga, diciamo così. Senti, io non lo so perché non l'ho visto un giorno di ordinaria follia, perché dovete sapere che io mangio horror, thriller, film sul paranormale, come se nulla fosse, però mi disturba, cioè mi inquieta tantissimo vedere film in cui è l'uomo a partire a perdere la bussola, perché quello è assolutamente vero e possibile, per cui ho difficoltà a vedere quei film. Infatti quando vidi Il giorno sbagliato, essendoci Russell Crowe, eccolo Charles Bronson, ma che faccia antipatica per me, però più che antipatica mi inquietava molto, da morire. Molto associabile ai film western. Credo che sia un film western fatto da lui, però non ho idea della sua filmografia. Io ho mangiato pane e film western. No, è vero, perché nonna, essendo stata cresciuta da nonna proprio, basta che, anzi, lei gli diceva stasera sai il film da cowboy, così diceva, e che faceva una tenerezza immensa. E lei veramente, basta che c'era un film western, lei era la donna più felice del mondo. Sì, stava in pole position. Sì. Quindi immagino che John Wayne fosse uno dei suoi era il Jason Momoa della nonna, praticamente. Sì, ma però che John Wayne è un sorto di guagnone all'epoca, ma però quando faceva che the faccia da duro quella era la faccia comunque. La sua recitazione mica era come mo, in realtà anche molti finti, perché è vero che ci sono tanti bei attori, però in realtà anche molto finti. Invece quelli io credo che fossero proprio naturali, poi belli naturali. A Agatha ti piaceva, non si facevano le cerette. Anche Agatha ti piace già. No, non ci piace più. No, io ero bambina, che piaceva John Wayne. No, a me io detestavo. Poteva essere lo zio. Io invece detestavo i film western li detestavo proprio con tutta me stessa. Soprattutto quando scendevano i Cheyenne, che mossa pure dosso le Cheyenne, ma non erano non quei Cheyenne. Quelli delle tribù. Erano gli indiani, quelli che facevano lo scalpo. Questo è un altro tipo di Cheyenne. No, però io proprio non li sopportavo. E tuttora quando fanno dei film western, tipo anche quello di Tarantino, io non l'ho visto. No, nonostante Tarantino io lo adoro. Mi hai fatto ricordare una cosa. Però faccio sempre della nonna, che ricordo con quanto avrei amore. Voluto conoscerla sta perché, nonna. Allora, la cosa che non tollerà, perché poi ovviamente vedevamo insieme. E quindi quando facevano, c'era la guerra, no? Tra gli indiani e quelli che erano i sudisti, i nordisti. E stevraio. E che durava solo mezz'ora, diciamo, questo combattimento. E la nonna partecipava. Era la cosa che io la guardavo e dicevo, madonna. Niente, lei faceva il commento. Era un po', che ne so, come c'era il commento calcistico. Lei faceva, dal fig. Anche Mario sarà così, però era un po' più cruento. Dal fig.
E da Letiziano abbiamo sentito le note sotto, giusto? L'abbiamo sentite bene? Ah, il famoso Black Eyed Peas, che è stata usata da Quentin Tarantino, insomma, questo tema in uno dei suoi film fantastici. Ma noi siamo avanti, noi siamo sul pezzo. Da Letiziano! Cinema, quanto è bello. Sai che Pupi Avati lo definisce la seconda scienza, il film, e non ha tutti i torti, perché certo. Voglio dire, c'è il cinema, pardon, ma perché il cinema è proprio un universo a parte, è favoloso, è come se fosse stata applicata la teoria della fisica quantistica, però voglio dire, non è, è come aprire universi paralleli, più o meno è così. Chissà se mai fosse vero la teoria, insomma, dei mondi paralleli, quindi della teoria delle stringhe, insomma tutto quello che attiene alla fisica quantistica, magari è vero, chi può dirlo, è in un altro universo, in tanti altri universi ci sono delle altre noi. Sì, che bello. Dov'è la mia spadona? Un attimo, quello dopo, per favore. Ma no, ma è dopo, ma insomma, no, non tu, lui. Vabbè, però era comunque... Vabbè, era comunque Star Trek, non è che per forza deve essere collegata. Ma ci sta pure Star Wars. Tiziano, vabbè, Tiziano, dai, non fa niente. Tiziano, dai, riposati un attimo, vado a prendere l'autobulato. Ecco. Sono sparuti. Allora, una cosa molto veloce. Domenica sera stavo andando dalla Dolce Nani a Giovinazzo. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare una pizza alla pita. E quindi sono passata. Ti hanno mangiato loro, perché io ho fatto il fioretto. Ha fatto il fioretto. Stiamo aspettando che finisca questo fioretto e poi recupererà tutto, tranquillo. Allora, e in realtà, ecco perché poi mi è venuta l'idea di prenotare il pullman per gli ipermercati, così scherzando, perché domenica è stata una bella giornata, sì, in realtà la temperatura era gradevole. E io per andare, per prendere la tangenziale, insomma, ho fatto benzina e sono andata da Santa Caterina. Ragazzi, fate un po' pace, cioè facci qualche cosa, io vi do pure una mano, cioè non è possibile, c'erano delle code interminabili per andare dentro all'ipermercato. The Domenica, giorno delle palme. Che tristezza. Ma andate a mare a prendere, capito? A fare. Portate i vostri cari a ossigenarsi. Portate i cani, portate i bambini, portate quel che volete. A fare, come si dice, a respirare lo iodio, anche se non dovete fare forza il bagno. Ma in campagna. Cioè, in campagna, a vedere il mandorlo in fiore. Cioè. Il centro commerciale, ma non si può, è triste questa cosa. Io allora devo fare un salto velocissimo perché c'ho poco tempo. Alle famose passeggiate, quando la domenica andavamo in centro con papà e mamma a fare lo struscio per via Sparano, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, raga, erano tutti chiusi, era di una tristezza. Io odiavo la domenica soprattutto per quello, perché era tutto chiuso, anche i negozi non c'avevano le luci, era chiuso, è vero. Però respiravamo l'aria all'aria aperta, cioè la passeggiata si fa all'aria aperta, non nell'ipermercato, anche perché chiacchieravate tra di voi camminando, poi prendevate gelato da Colino, quello era di prassi. Dov'è? What's Colino? Via Calefati, Colino non c'è più, però la gelateria, andiamo a prendere il gelato da Colino. Era questo, si chiama via Calefati, quindi per dire, poi piace, sì, per me, andate a prendere, a ossigenare il cervello, ecco perché poi il cervello, capito, è un po' si sbrocca, capito, si verificano i giorni di straordinaria follia o i giorni sbagliati. Mamma mia, che brutto. Come so, cioè, la mamma mi piace. Vabbè, che con comunque, niente, che faccia. Questa coppia di ragazze un po' sconsolate, un po' ottimiste, un po' speranzose che il domani possa offrirci una evoluzione piuttosto che un'involuzione dell'essere umano. Sapete che fa? Manda la pubblicità. Se
saremo tornate. Un attimo, è stato un attimo posseduta da una roba, ma mo ritorna, ritorna giovinazzese. Eccoci, belli di casa, insomma, siamo tornati. Allora, oggi è martedì, today is Tuesday. Ricordatevi che né di martedì, né di giovedì, né di martedì ci si sposta e si parte, va bene, cosa da che sì. Io invece mi ricordavo, infatti con una mia vecchissima amica che tu conosci, si rideva tanto per questa cosa, perché quando attaccavamo a dire fesserie o di martedì o di venerdì, che è molto facile questa cosa, ridevamo, sì, ridevamo, poi dicevamo oggi è martedì, oggi... no! Ma non era martedì, allora, così. Il venerdì è solitamente, perché lo diceva anche nonna, cioè non si ride di venerdì, perché chi ride di venerdì piange sabato, domenica e lunedì. Quindi martedì... No, forse è legato comunque alla, alla cosa pasquale della morte di Cristo, Buddha, della crocifissione, perché un venerdì. Ah, sì, può da. Salve. È inutile che fai quella. Un giorno ti riprenderemo. È arrivato il ragazzo delle pulizie, sì, per favore. Infatti. Poi qui c'è un po' di polvere, grazie. Ciao Renato. Ciao Renate. Ciao Michele Salomone. Ciao Renato. È gol, è gol. Che capocchione là, quella cosa là. Vabbè, ok. Tiziano, Ligio, c'è un messaggio. Per quanto riguarda l'argomento di prima, no? No, stavo puntando il messaggio per farlo sentire. Sì, per quanto riguarda i film western, visto che stavi ancora parlando. Sì. Sentiamolo. E buongiorno a tutti. Ciao, allora, Tania. Mi dispiace dover contraddire mia sorella Luigia, ma nonna, quando vedeva appunto i film dei cowboy, così si chiamavano, lei praticamente quando c'era la guerra, e lei ovviamente era con o i nordisti o i sudisti, era contro gli indiani, che appunto sembravano quelli un po' più violenti. E non era così. E lei non era... Curfig, non Luigia, quello che tu hai detto, ricordati. Scusa, bene. Scusa se a casa con la nonna ci stavo io e lei non aveva solo, più, non che solo, era monotematica. A volte lei diceva cura, a volte diceva d'angelo. Nel letto ci stavo io con la nonna, Gaetana, togli le mani di dosso, non essere violenta. Evidentemente quando i sudisti prendevano dagli indiani, dicevo cur, quando invece i sudisti ci davano, allora dicevo d'angelo. Però confermo il fatto dei cowboy. Però vedi quanto era sbagliata la cultura, quanto era fuorviante. Poi passiamo a questa cosa, quanto era fuorviante. In realtà quei poveri indiani hanno subito tantissimo dai cosiddetti occidentali del cappero, che gli hanno espropriato terre, massacrato la popolazione. Era tutto anche... Purtroppo il mezzo mass mediatico, e in quel caso il cinema, veniva utilizzato molto a livello politico per fuorviare gli animi. Mannaggia la pupazzola. Però lo sapete che gli indiani non erano sempre non erano cattivi. Gli indiani, erano loro che facevano, dipingevano quei poveri indiani come cattivi. Poi è chiaro che si sono un poco ribellati, e dice tu vieni a uccidere a noi, e io mo zac ti faccio lo scalpo. Ma lo scalpo, che loro erano drastici, perché almeno quella dà col colpo di pistola, tu addirittura vieni con la cospertola, vieni a casa. E ricordo un film che mi ricordo questa scena con tutti questi scalpi a pesca, facevano un po' impressione. Che poi magari quella, non lo so se fosse finzione oppure no, magari era vero, però loro tendevano a dipingere i poveri indiani come delle... Federico e Tiziano hanno subito lo scalpo, poverini. Sì, poi è ricresciuto un po' di corteccia. Mentre siccome i turchi invece impalavano, evidentemente il povero come si chiama? Paolo. Sto scherzando. Il povero Paolo probabilmente è stato... Vabbè, ma questa è una battuta troppo sottile che... Insomma, oggi è martedì. No, vabbè, ma la capizzola, poi c'è Maghila, sto capito. Vabbè, andiamo con la sua rubrica, per favore. Vabbè, comunque, andiamo con la mia rubrica. Linguaggio. È stato a te, Zon, per piacere. Sei sicura? Se mi rompete le scatole, vi faccio lo scalpo alle zone basse. Molto buono, non lo so. Ci ha detto ultima frontiera. Eccovi il viaggio dell'internave Federico come semplice. Avrai a pagarmi. Diretta all'esplorazione dei vecchi conto prima o poi. Alla ricerca di altre forme di civiltà. Basta un po' il volume, che mi distrae. Per arrivare laddove il T9 non è mai giunto prima. Allora, farò come al solito il funambolo, cercando di rimanere in equilibrio tra quello che voglio dire e quello che fanno. Ma tanto il mio cervello regge, grazie a Dio, le mie abilità pure. Allora, oggi parlerò di termini che noi utilizziamo tanto e sentiamo tanto utilizzare, ma di cui magari nello specifico non sappiamo l'esatto significato.
Uno è, e malauguratamente molte donne purtroppo incontrano, ma anche uomini, narcisismo. Che cos'è il narcisismo? È la tendenza e l'atteggiamento psicologico di chi fa di se stesso, della propria persona, delle proprie qualità fisiche e intellettuali il centro esclusivo e preminente del proprio interesse e l'oggetto di una compiaciuta ammirazione, esatto, mentre resta più o meno indifferente agli altri, di cui ignora e disprezza il valore e le opere. Ok? Altro termine da associare al termine narcisismo, o sei un narcisista, quanti ce ne sono? Psicopatico. Aggettivo e singolare maschile, lo psicopatico si dice di persona affetta da psicopatia, ovvero affetta da un disturbo della personalità caratterizzato da una diminuzione degli stati d'ansia e dei sensi di colpa in seguito al compimento di una trasgressione e che si esprime in una condotta aggressiva e irresponsabile. E qua, insomma, potrei indicarne qualcuno. Comunque sia, i vocabolari e tutto quanto traducono con malato di mente. E su malato di mente entri tu, Federico. Sapessi quanta gente che c'è sta. L'altro termine, Federico, te lo dedico, è sociopatia. La sociopatia è una patologia che impedisce all'individuo di adattarsi agli standard etici e comportamentali della propria comunità socioculturale di appartenenza. Un sociopatico può diventare una minaccia, mostrare atteggiamenti criminali, organizzare sette pericolose o causare danni a se stesso e agli altri. Ora, vi ho detto di questo ventaglio di tre definizioni, insomma, di cui sentiamo sempre parlare e che popolano moltissimo la rete social, la nostra rete sociale proprio vera, un po' perché si paga lo scotto delle pandemie, dei problemi economici, dei disastri. Ma il consiglio che vi dà Annabella, che non è molto scientifico, è che se incontrate una persona con queste caratteristiche, poverina, ma mandatela a quel paese! Andate a quel paese, vi sto già mandando, non lo so, fatevi due domande. Basta, mo? Che dite? Avanti. Sentiamoli, loro che fanno gli sgargiatissimi maschietti. Sentiamo. Ma sentiamo. Avete fatto i bravi? Sarebbe bello se ve ne andaste. Siamo tornate. Allora, Lu. Che vi devo dire? Dopo che tutte le acrobazie fatte per essere un essere speciale in un posto strano, mi è venuto un po' un languore perché ho sprecato molte calorie. Però la ricetta che devo dare oggi è molto calorica però... E le devo recuperare, scusami, anche perché me la mangerei volentieri quando finisce il fioretto. Luma, che si mangia? Oggi facciamo la passera per Pasqua! Buona! E a me piace molto. A casa non si usava fare la passera, devo essere sincera, nonna faceva la pizza di ricotta, che era un po' più... perché non c'era. Lui già trema. Anche mamma. Poi ci confronteremo. Era bruciata sempre. Diamo la ricetta della pastiera oggi. Quindi per la frolla, mezzo chilo di farina 00, 3 uova, 230 grammi di zucchero, 200 grammi di burro, buccia grattugiata di limone. Buono. Per la farcia invece 300 grammi di grano cotto, 300 ml di latte, 30 grammi di burro, 1 chilo di ricotta, 700 grammi di zucchero, frutta candita mista, fiori d'arancio e 8 uova appena. Allora, per la frolla dovete impastare tutti gli ingredienti insieme, non è molto difficile, anche perché la frolla la si fa anche per le crostate. Dopo stendete la frolla e rivestite la tortiera. Per la farcia invece dovete far bollire il latte con il burro, il grano cotto, girare con una frusta fino a quando diventerà una cremina. Lasciate raffreddare per poi unire la ricotta, lo zucchero, la frutta candita e i fiori d'arancia. Poi le uova e fate girare con la frusta. Versate nella tortiera e mettete le strisce sopra, rifinitela con le strisce della pasta frolla, cuocete a 200 gradi per 50 minuti, dopodiché la dovete fare raffreddare perché si deve rassettare. Tagliate un triangolo, mettetelo nel piatto, vostro marito oppure questa la taglierà da sul perché è molto goloso, e non appena avrà tirato il morso alla prima fetta, cosa dirà Tiziano? Una fetta, sinceramente, molto io non potrei però
tutto fino a Pasqua, eh? Ma Pasqua, cioè giorno di Pasqua, Pasqua no? Eh beh, risorge Gesù. Però come dicevo, a casa nonna preferiva fare la pizza di ricotta piuttosto che la pastiera, perché a noi non piacevano i canditi. E quindi lei faceva la pizza di ricotta e ci metteva le gocce di cioccolato. E a Pasqua noi mangiavamo quella. Perché, anche perché poi la pastiera è napoletana, non è barese, che io sappia. No, non ne ho la più pallida idea. Però invece la pizza di ricotta che faceva mia mamma. E ragazzi, vi ho cucinato la pizza di ricotta. No, pensavamo. Una roba bruciata, alta tipo 1,5 cm, molto cotta, moltissimo cotta, con una valanga di cacao amaro sopra, perché doveva coprirsi. Secondo me la bruciatura, adesso che sono diventata grande. Ma la ricotta? La ricotta, io non lo so manco quale fosse, cioè io non so che cacchio di impasto facesse, però era una ricotta bruciata, cioè il sapore era molto amaro, che non era dato dalla cioccolata amara, era dato dal bruciato, che lei non si prendeva manco la briga di grattare via. La pasta frolla in realtà ha poca cottura, proprio no, non c'era essere. La pasta frolla, era solo ricotta. Scusa, io pensavo, quindi era la ricotta bruciata. In realtà terribile. Quando fai solamente la ricotta ha bisogno proprio di stare poco in forno, poi dipende dai forni, vabbè, voglio giustificare. Così dipende dai forni. No, lascia stare proprio, non dipendeva dal forno. Ma metteva le gocce di cioccolato o no, solo il cacao? Soltanto amaro. Una montagna di cacao amaro sopra, perché così copriva, ma almeno mettilo ad oggi. Era una rivisitazione tra sì, tiramisù e una pizza di ricotta fusciut, perché certo. Non c'era la pasta. Cioè, terrificante, mamma e i fornelli. Va bene, siamo arrivati addirittura d'arrivo, addirittura. Ebbene sì. Siamo in come si dice? All'arrivo della puntata. Dove sta scritto finish? Dove sta? All'inizio la bandierina, alla fine scritto con la finish. Bandierina a scacchi bianca vorremmo e rossa. Vorremmo tanto domani venire e dire, cioè la puntata di domani, dire c'è il sole, ma sappiamo che domani sarà un'altra giornata, così se non peggio, perché dicono che anche la temperatura calerà ancora di più. Evviva! E quindi niente, può darsi che domani veniamo addirittura con i piumini, che vi devo dire una cosa. De Mumboot. Vabbè, noi ci proviamo comunque, vediamo. E niente, arrivederci a domani, a risentirci a domani. E vabbè, ci siamo andati così. Ricordatevi sempre che noi ce la vediamo. E noi ce la sentiamo. E voi. Ciao. Questo programma è presentato da Molitecnica Sud, www.molitecnicasud.it, Supermercati DOC e Famila Superstore.